Totò Di Dio, vigile del fuoco di Piazza Armerina, caposquadra, che ci racconta una bella impresa che i vigili hanno fatto ieri a Piazza Armerina. Allora, Totò, che cosa è successo? Ieri pomeriggio siamo stati chiamati per soccorrere una persona che era caduta all'interno di un pozzo. Così ci avevano detto via radio dalla sala operativa di Enna. Noi venivamo da un incendio Sterpaglia in contrada Colla, nel territorio di Piazza Armerina. Fortunatamente il luogo indicatoci era a circa 3 km dalla contrada Colla. Quindi tempestivamente ci siamo portati presso la contrada Scarante, nella proprietà di questo malcapitato. L'uomo si accingeva a passare dell'impermeabilizzante alla cisterna all'interno del proprio giardino, e i vapori emessi dai solventi di questo impermeabilizzante, che era di catrame liquido, hanno fatto perdere i sensi all'uomo. Da qui, fortunatamente, la moglie si è accorta di quanto stava accadendo e ci ha chiamati. Noi siamo arrivati sul posto e subito abbiamo capito di cosa si trattava, in quanto avvicinateci alla bocca, all'apertura della cisterna, provenivano dal basso i Ma quando vapori. era profonda questa La cisterna? cisterna era alta circa 2 metri, considerando il collo E del l'uomo pozzo. era dentro la Era cisterna. all'interno, sì, 3 metri Aveva per tre perso il metri per due capisenno. metri. Era privo di sensi e subito ci siamo calati, abbiamo calato due unità nostre, munite di autorespiratori, e hanno messo un autorespiratore ausiliario al malcapitato. Dopodiché, con grande fatica devo dire, perché si tratta di una persona di corporatura molto robusta, alto circa 1,80 m per 100 kg, e quindi con molta difficoltà l'abbiamo tirato su. Ad ogni modo sono intervenuti quelli del 118, che ci hanno fornito la barella spinale, lo abbiamo legato e tirato su. Per fortuna stamattina La abbiamo vostra preso. squadra da chi era composta? Noi siamo nel distaccamento di Piazza Armerina, eravamo in 6. Io 5, io 3 vigili e 2 discontinui, quindi 6 unità. Quindi i vigili del fuoco fanno questa bella impresa, Totò Di Dio su www.agostinosella.it. Grazie.